Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale Mister Io. Ragazzi, dalle statistiche di YouTube mi dicono che solo 4 su 10 sono regolarmente iscritti e guardate i video. Gli altri invece sono dei passeggeri fantasma, vengono chiamati ghost, gli utenti che guardano senza lasciare like o senza commentare o senza iscriversi al canale. Ragazzi, per la sopravvivenza del canale è necessario che voi vi iscriviate. Solo in questo modo io riuscirò ad aggiungere dei numeri abbastanza importanti da portare contenuti sempre migliori, sempre di qualità. Ma tutto questo, ragazzi, gratuitamente su YouTube. L'unica cosa che dovete fare è cliccare qui su iscriverti. Avanti, è facile. Ragazzi, questo è un argomento un po' delicato perché, ragazzi, volevo andare a parlare con voi del consumo energetico dei nostri acquari. Attualmente, con i recenti sviluppi dell'ultimo anno che purtroppo hanno toccato un po' tutti noi, i costi dell'energia, del gas e dell'energia elettrica soprattutto sono aumentati parecchio. Io sono stato graziato fino a qualche mese fa perché avevo il prezzo bloccato per 2 anni, ma in 2 anni sono scaduti e adesso i prezzi mi sono triplicati. E purtroppo mi sento di dire che ho già sentito delle persone che hanno cominciato a smantellare le proprie vasche perché costavano troppo, perché l'energia necessaria per il funzionamento era decisamente superiore a quello che potevano o volevano permettersi. Quindi ragazzi, questo video è per fare un po' di chiarezza, ossia la domanda di questo video è: quanto costano i nostri acquari? Ho creato per voi ragazzi un calcolatore, un piccolo foglio di calcolo con Excel in modo tale da riuscire a capire e gestire velocemente la quantità di energia che andate a utilizzare per i vostri acquari. Allora ragazzi, tutti gli apparecchi elettronici che noi utilizziamo nei nostri acquari utilizzano energia elettrica, ma sono talmente tanti, perché c'è il riscaldatore, perché c'è il filtro, perché c'è la luce, perché c'è questo, c'è quell'altro, che potremmo andare a scombinarci un po' le idee e perderci i conti. Per questo ragazzi, per voi ho creato un piccolo file Excel, vi lascio qui sotto in descrizione il link per andarvelo a scaricare. Questo file vi permetterà di capire quanto è il costo mensile e annuale delle vostre vasche, perché ragazzi, mi risulta che tanti di voi stanno cominciando a smantellare le vasche per i rincari dell'energia elettrica. Prima di smantellarli dobbiamo fare però 2 conti per capire se è davvero necessario oppure possiamo magari risparmiare in altro modo. Dovete sapere che in ogni acquisto che fate, sia online che in negozio, e all'interno della scatola, per esempio io qui ho il Jolly preset della Sice, andiamo a trovare per legge il wattaggio. In questo caso, questo piccolo preset 25 viene a costarci 22 watt. Questi 22 watt dovranno essere inseriti all'interno del calcolatore per riuscire ad avere il costo finale dell'energia. Questa cosa la dovremo fare sia con il riscaldatore, sia con i filtri, sia con tutte le prese che abbiamo attaccato alla nostra energia elettrica. Purtroppo però ragazzi, questo ci segna solamente i watt, ma quello che noi avremo bisogno di calcolare per i nostri consumi è il kilowatt. Come si calcola il kilowatt? In realtà è un'operazione molto semplice. Basta calcolare il watt per il numero di ore di utilizzo diviso 1000. In questo modo abbiamo il kilowattora. Per il filtro è abbastanza semplice, d'altronde deve lavorare 24 ore su 24, quindi non ci sono troppi problemi su come affrontare questo calcolo qui. Per esempio, per questa vasca qui io utilizzo il Sice Space Eco 200 ed è stato preso appunto perché ha un grande risparmio energetico. Infatti consuma solo 6 watt, quindi facciamo il calcolo. 6 watt per le ore di utilizzo sono 6 per 24. Che risulta 144. Questi 144 watt andranno poi divisi per 1000, dando come risultato 0,14 watt ora. E a questo punto ragazzi è abbastanza semplice, dovete calcolare il vostro costo della bolletta elettrica, che è, e purtroppo i contratti non è che ce n'è uno per tutti, ognuno ha il suo contratto, dovete andare a vedere nella vostra bolletta elettrica quanto pagate il kilowattora ed andare a moltiplicare questo risultato per il kilowattora.
Per esempio, prima degli aumenti energetici io pagavo la corrente elettrica 0,08 centesimi, davvero poco. Purtroppo il prezzo però mi è triplicato, quindi adesso lo andrò a pagare 0,24 centesimi al kilowattora. La Madonna! Quindi ragazzi, facendo i conti, questo filtro qui mi costa giornalmente 0,034 centesimi, ossia 3,5 centesimi al giorno, che moltiplicati per 365 giorni fa 12 euro circa l'anno. Direi che 12 euro l'anno posso spenderli tranquillamente per una tipologia di filtro a basso consumo energetico. E comunque non è che va male, il filtro ha un'ottima portata, secondo me riesce a far girare l'acqua in maniera idonea. Quindi io sono più che soddisfatto, per almeno per questa piccola 45, sono più che soddisfatto di come sta lavorando. Il discorso, ragazzi, cambia con i vostri. Oase, sappiamo tutti, ragazzi, che fa dei filtri che sono fenomenali, però ovviamente questo qui è una versione 600, stiamo paragonando però, ragazzi, un trattorino con una Lamborghini, come dimensioni, cioè parliamo proprio di una cosa completamente diversa. Infatti questo qui viene consigliato per vasche anche da 200-300 litri, mentre qui stiamo parlando di una vasca da 45. Questo qui consuma 22 watt all'ora, quindi ragazzi facciamo i calcoli assieme. 22 watt all'ora per 24 ore, 528 diviso 1000 per il mio costo orario, quindi 0,24. Quindi io questo filtro lo vado a pagare 0,12 euro al giorno, perché stiamo parlando di costo giornaliero, abbiamo calcolato le 24 ore. Quindi per sapere quanto ci costa l'anno questo filtro dobbiamo semplicemente moltiplicare questo costo per 365 e viene fuori il conto totale di 46,25 euro. Quindi tenere acceso questo filtro per 24 ore al giorno per 365 giorni ci costa 46 euro. Ragazzi, non è una cifra inarrivabile, divisa per 12 stiamo parlando di un costo di 3,85 euro al mese, quindi non vi preoccupate, non sono questi i problemi delle case. Magari ragazzi date un'occhiata invece alle lampadine, molti hanno ancora delle vecchie lampadine che non sono a risparmio energetico. Aumentate l'efficienza energetica della vostra casa andando a spegnere le luci che non servono, io per esempio avevo una cornice digitale dove scorrevano le foto, ho voluto toglierla perché era una cosa non necessaria. Adesso ho messo una luce molto a risparmio energetico per illuminare la stanza solo quando ci sono io. Quindi i modi per risparmiare ci sono, però non andrai troppo a preoccuparmi sui costi energetici degli acquari, non sono così elevati, a parer mio ovviamente, ragazzi, ci mancherebbe. Comunque ragazzi, avete capito l'antifona, vi lascio di nuovo, vi ripeto, vi lascio qui sotto il link per il calcolatore in modo tale da riuscire a calcolare efficacemente in modo semplice tutti i costi energetici delle vostre vasche. Potete magari creare una nuova scheda e creare vasca 1, vasca 2, vasca 3. Quindi in questo modo riuscite ad avere il controllo delle spese. Ragazzi, il problema però sorge però adesso un altro problema, ossia questi qui, i riscaldatori. Allora, per certe tipologie di pesci i riscaldatori sono fondamentali. E questo qui, che è il 22 watt, è il minimo davvero che vi consiglio di prendere per acquari fino a 25 litri. Infatti almeno qui l'etichetta la riporta giusta. 25 litri potrebbe essere un'ottima soluzione, quindi per un betta, per delle caridine. In più hanno anche il vantaggio, apriamolo anche, ve lo faccio vedere. È molto piccolo, cioè non so se vi rendete conto, è grande quanto, io ho le manone, però è grande quanto la mia mano e è indistruttibile. Questo qui lo posso tirare contro il muro e non accade assolutamente nulla, e anche varie protezioni. Quindi se avete un abbettiario, se avete delle caridine che volete tenere la temperatura più alta, questo è un ottimo strumento secondo me. Qual è il problema? Il problema è che questi strumenti qui sono presettati verso una temperatura, quindi e si spegneranno solamente quando supereranno, per esempio questo qui è settato a 25 gradi e si spegnerà solamente quando ci sarà l'acqua superiore ai 25 gradi. Ma
Quindi quando accade, come facciamo a misurarlo? Come facciamo noi a misurare un riscaldatore magari in una vasca che continua a accendersi, spegnersi? Come facciamo a calcolare le ore di utilizzo? Beh ragazzi, non possiamo calcolare le ore di utilizzo normalmente, però la tecnologia ci viene in aiuto ragazzi, perché io vi posso consigliare di acquistare queste. Queste sono delle prese smart che riescono a calcolare i consumi energetici delle nostre vasche, quindi mettendole proprio alla fonte. Per esempio io qui ho tutte queste vasche qui che sono 1, 2, 3, 4 più un'altra batteria qui che voi non vedete, mettendo questa qui alla fonte di alimentazione principale, alla presa di alimentazione, riesco a calcolare quanti sono i consumi orari, giornalieri, in modo tale da riuscire a farmi 4 conti. E in più anche una presa smart. Questa è una presa smart, cosa significa? Che potete collegare le luci e anche attraverso il cellulare potete andare ad accendere e spegnere le luci. Io sono anche appassionato di domotica, quindi sto rivoluzionando un po' tutte queste, però ragazzi, secondo me è un ottimo strumento. Vi lascio qui sotto il link in descrizione per Amazon e per mantenere il controllo delle vostre spese. Poi ragazzi, 10 euro di presa e avete tutte le risposte che vi servono. Ragazzi, non posso mettere in dubbio che le famiglie italiane adesso sono in difficoltà, sia anche nel comprare da mangiare, sia nel pagare la benzina, il carburante, che ha raggiunto prezzi molto elevati. Dobbiamo cercare però di tenere e mantenere la calma ed andare veramente a togliere ciò che non è più necessario. Possiamo sostituire le nostre lampadine con lampadine ad efficienza energetica, possiamo andare ad abbassare di un paio di gradi il nostro termostato per riuscire a superare, ragazzi, questo periodo brutto. E ragazzi, è un periodo duro, dovremo continuare a combattere e stringere i denti per mandare avanti la coreofilia. E per questo ragazzi io sarò sempre qui con voi a spiegarvi e a incoraggiarvi per questo meraviglioso hobby. Ciao ragazzi, ci vediamo!